Allora, siamo partiti anche oggi. Buongiorno a tutti, io sono Gianfranco Mascia. Come al solito questo è il programma che noi trasmettiamo su Facebook quotidianamente ormai dalla zona rossa alla zona verde. Siamo collegati con Monica Frassoni, che saluto che è qui accanto a me. Ciao Monica. Come Ciao, ciao. Bene, stai? direi, oggi è stata una magnifica giornata di sole qui a Bruxelles e siccome siamo confinati, ma non completamente, mi sono permessa con la mia gambetta un po' sinfola di andare a fare una lunga passeggiata in uno dei magnifici parchi di Bruxelles. Ho capito. Senti, Monica, noi facciamo questa chiacchierata per capire esattamente com'è la situazione, che è una situazione definita da quello che l'Eurogruppo ha deciso, diciamo, e voglio riassumere i punti e poi dopo con te ne parleremo più approfonditamente, soprattutto di capire come dicevamo con Massimo Cacciari, con Vula Zetsi che abbiamo avuto ospite, con Alessandra Ghese, che abbiamo avuto ospite, come i Verdi europei si siano comportati in maniera univoca, come un unico partito, qual è, rispetto a tutti gli altri, sia il Partito Socialista che il Partito Popolare, che hanno diverse, diciamo, declinazioni stataliste. E diciamo che stanotte, diciamo, nell'Eurogruppo, le decisioni sono state una linea di credito precauzionale del famigerato, io dico tra virgolette, poi tu ci dirai che non è famigerato, MES per i paesi dell'euro gravemente colpiti dalla crisi, un ulteriore sostegno di liquidità alle imprese attraverso la Banca Europea degli investimenti, una proposta alla Commissione Europea per un regime europeo temporaneo di rassicurazione sulla disoccupazione, una proposta cara olandese di sussidi per le spese sanitarie nazionali e una proposta francese che è un po' quella che promuovevano anche il gruppo dei Verdi europei, per un fondo di aiuto che potrebbe raccogliere fondi per combattere la crisi negli stati membri attraverso l'emissione di obbligazioni. Com'è la situazione? Allora, io penso che la prima cosa da dire sia che la situazione è in divenire, nel senso che non siamo di fronte ad una situazione che è definita, bloccata e già ormai chiarita. Due cose molto rapide per dire che cos'è questo Eurogruppo, perché è importante sottolineare che l'Eurogruppo è l'unione dei ministri delle finanze, ed è soltanto dei 19 membri dell'euro, che fanno parte dell'euro, ed è anche un organismo, diciamo così, un po' ibrido, nel senso che è un insieme appunto di governi, è un organo che non figura nemmeno particolarmente, diciamo così, nei trattati, non fa minute, è proprio un massimo della segretezza, tra virgolette, anche se ovviamente ormai si sa quasi tutto quello che succede lì dentro, e il suo ruolo era quello di dare un impulso o trovare un accordo da poi dopo trasferirlo ai capi di Stato e di governo che si riuniranno il 23. Ed è quello che più o meno ha fatto. Altro elemento molto negativo è che l'Eurogruppo decide all'unanimità, contrariamente al resto dei consigli tematici che decidono a maggioranza e in generale co-decidono con il Parlamento europeo. E quindi si tratta di un organo estremamente anomalo, molto potente, molto poco trasparente e che noi come Verdi non abbiamo mai amato. Quindi questo è importante da sottolineare perché è proprio a livello, anche nei modi in cui le decisioni vengono prese, che molto spesso vengono sottolineati gli aspetti più positivi e più negativi, appunto, delle decisioni che vengono prese. E questo qui è un organismo che è difficile che possa prendere delle decisioni particolarmente avanzate, particolarmente positive, perché decide all'unanimità, è formato soltanto da governi e non ha nessun tipo di controllo democratico a livello europeo. Evidentemente ognuno dei governi poi è democratico, perché per esempio il tanto famigerato governo olandese è un governo che è arrivato alla riunione dell'Eurogruppo con un mandato approvato a larga maggioranza del suo Parlamento. Quindi da quel punto di vista lì, dal punto di vista olandese, è sicuramente democratico. Quindi le proposte le hai rapidamente citate tu. Credo che ci siano due elementi che dobbiamo sottolineare. In Italia c'è questa situazione, questo elemento di
ostilità enorme rispetto al MES, che è un meccanismo europeo di stabilità, detto Fondo Salva Stati, perché è l'organismo che ha gestito sostanzialmente, che è stato introdotto durante la crisi dell'Eurozona, ed è un organismo che comunque dà dei prestiti ai singoli stati sulla base di alcune condizioni. E la discussione che è stata fatta all'Eurogruppo è stato quello di in parte modificare queste condizioni. Il MES può essere modificato con una legge, non è il modo in cui funziona non è un qualcosa che è fisso nei trattati, cioè il MES è fisso nei trattati, ma il modo in cui funziona può essere modificato anche da una normativa. L'idea è quella di fare in modo che gli Stati membri possano chiedere, quindi non devono chiedere, come quando si dice l'Unione Europea ha tolto sovranità all'Italia, cioè se l'Italia non vuole non chiede, cioè, non è che sia, si può chiedere per un massimo corrispondente al 2% del PIL di ogni paese per delle spese. Che devono fare riferimento alle spese mediche riferite al coronavirus in maniera indiretta o diretta. Quindi qui, cioè, le interpretazioni sono sterminate, nel senso che cos'è che è qualcosa che è indirettamente collegato al coronavirus? Gli olandesi dicono che, nei loro comunicati stampa, dicono che è una cosa che è soltanto legata alla questione della salute, ma obiettivamente noi possiamo interpretare questo in un modo estremamente ampio. Dopodiché, personalmente, io penso che sì, anche sul MES si poteva sicuramente fare molto di più, ma devo dire che, a mio modo di vedere, questo risultato rispetto al MES deve essere messo insieme a tutti quegli altri che hai citato. E ce ne sono in particolare due che secondo me sono molto importanti. Uno è appunto, come ho parlato, della Banca Centrale Europea, che può acquisire di Stato. Il fatto che la Banca Centrale Europea possa acquistare i titoli di Stato dei paesi significa che io praticamente non sono obbligato a mettere i miei titoli di debito quando farò un tormento debito sul mercato, e quindi riesco a mantenere una situazione diciamo di tassi di interesse un pochino minori, perché c'è domanda, cioè la Banca Centrale Europea acquista questi titoli di Stato. Pensate che in questo periodo, avendo loro tolto quella che si chiama la proporzionalità, la Banca Centrale Europea in queste settimane ha acquistato 6 volte più titoli di Stato italiani che titoli di Stato tedesco, quindi, ed è il motivo per cui abbiamo una situazione di spread relativamente piccola. Dopodiché io personalmente ritengo, e poi c'è naturalmente la Banca Europea degli Sulla Banca Investimenti. Centrale Europea tu preferivi quando la gestione precedente di Draghi, secondo te? Sì, ma francamente, cioè, non c'è niente a fare, ormai è andato, quindi nel senso che quello che io sono d'accordo quando in quella famosa conferenza stampa della tanto vituperata Lagarde, perché al pari si rivela essere una persona estremamente cinica, mi appare, perché devo dire che ha cambiato talmente idea. Che magari forse ci siamo sbagliati, ma lei ha praticamente ripetuto a pappagallo quello che aveva detto l'altra donna, la rappresentante tedesca. Ma la cosa che volevo sottolineare rispetto alla Lagarde, dove io sono molto d'accordo, che era la stessa cosa, il stesso concetto che ha espresso Draghi nel suo articolo su Financial Times, è che non è possibile pensare che la politica monetaria sia l'unico strumento attraverso il quale si risolvono i problemi o si dà una risposta europea. Il punto è quello di avere delle politiche fiscali comuni, è quello di avere delle politiche di stimolo che vadano tutte nella stessa direzione, secondo delle regole, secondo delle priorità che sono condivise. Ed è questo il punto fondamentale, che anche l'Eurogruppo non ha per nulla risolto, nonostante ci siano ovviamente degli elementi di risposta comune che possono essere considerati interessanti. E questo è il primo poi tema. Quindi quando uno dice ma l'Unione Europea non fa niente, no, l'Unione Europea fa quello che può, con una situazione nella quale il metodo di decisione sui punti più importanti è l'unanimità, in una situazione nella quale l'equilibrio dei poteri tra le varie istituzioni dà un potere esagerato appunto allo Stato che dice no, sostanzialmente
tendenzialmente, e dunque tutto viene falsato e perciò l'Unione Europea non serve a niente, l'Unione Europea non fa niente. Io penso che anche noi, nei nostri giudizi, dobbiamo essere un pochino più nuancé, non per dare delle vie di scampo all'Unione Europea, ma per andare a cercare dove colpire e quali sono gli strumenti che noi abbiamo per agire. E quali sono gli E quindi strumenti, ecco. Monica? E questa era una cosa che volevo dire, ma ce n'è un'altra che volevo sottolineare, del fatto che secondo me il punto importante che noi dobbiamo discutere adesso, il punto, mi sentite? Sì, ti sento. Ah, ok, dico che il punto, perché tu vai e vieni, il punto importante che noi dobbiamo discutere adesso in Italia, invece di stare a dire ah, non ci è andato questo, non ci è andato quest'altro, e comunque negoziando, sicuramente ne parleremo dopo, è di capire come spenderemo questi soldi e come e chi avrà accesso a questi soldi per fare che. Perché quando io sento che in Svizzera, se tu chi fai la richiesta come impresa, dopo 3 ore hai i soldi sul conto, ok? E da noi è una complicazione pazzesca e comunque le banche danno garanzie solamente, ti danno senza nulla fino a 25.000 euro. Per me quello per l'impresa è molto più importante che sapere se ci sono gli Eurobond o no in questo momento. Poi ovviamente in prospettiva è un'altra storia. Quindi penso che ci sia veramente la necessità di capire come questi strumenti europei, che comunque devono essere attivati secondo delle procedure, possono essere appunto attivati in un modo preciso, in un modo efficace. I fondi europei, per esempio, di cui noi siamo il secondo paese dopo la Polonia dal punto di vista della quantità di soldi, sono stati spesi a meno del 35%. E adesso che non c'è più l'obbligo di cofinanziamento, non ci sono più le regole che limitavano la possibilità di spesa di questi fondi, non ci sono proprio più storie, non ci sono proprio più scuse. E quindi veramente il tema su come questi fondi verranno spesi, incluso per dare liquidità alle imprese, incluso per aiutare i poveri, non i poveri, ma coloro che hanno bisogno di un soldo subito, diventano un elemento assolutamente prioritario. E questo tema che tu hai trattato è un tema molto importante, cioè del fatto della liquidità, diciamo, cioè quando questi soldi verranno erogati. Perché è importante? Perché questo è un tema sul quale la destra, soprattutto l'Italia, sta facendo molto leva, dicendo ci vuole liquidità per le aziende e devono poter avere E anche accesso. per le E persone. per le persone che devono avere accesso a questo credito. Quindi è importante che noi non lasciamo nelle mani dei sovranisti questo tema, è importante che noi anche come Verdi, come ecologisti, ci facciamo promotori di questa situazione, no? Giusto? Ma io penso che sia la condizione sine qua non, perché credo che ci sia una discussione che tra l'altro è uguale anche negli altri paesi, non ti credere che sia diversa. La tua immagine è scomparsa, spero di essere visibile e soprattutto ascoltabile. Il punto qui è che nel momento in cui c'è la tana libera tutti, no? Nel senso che una corsa ad arraffare i soldi per fare di tutto di più, noi non solo torniamo ad una situazione più negativa rispetto al passato, ma siamo addirittura in una situazione che ci allontana, per esempio, dal Green Deal. Faccio un esempio. Durante gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, insomma quegli anni della famosa crisi, c'è stato uno stop pazzesco, sicuramente Gianfranco te lo ricorderai, degli investimenti sulle rinnovabili, sono ritornate in auge tutta una serie di opere che sembravano andate a remengo, di nuovo ripartiamo con delle cose completamente inutili, eccetera, eccetera. E soprattutto si sono fermate appunto rinnovabili, rinnovamenti delle case, eccetera, eccetera. Io temo molto questo, cioè il fatto che la ministra De Micheli parli di riprendere in mano praticamente tutti i cantieri inutili possibili e immaginabili, si parli in modo aperto della sospensione del codice degli appalti, di eliminare lacci e lacciuoli, che nella testa di quelli lacci e lacciuoli sono anche le questioni ambientali. Quindi temo che se noi non mettiamo subito all'ordine del giorno in modo concreto delle linee prioritarie per quanto riguarda la spesa di questi soldi, penso che ci saranno dei grossi problemi. Possiamo iniziare per esempio dai fondi strutturali. Ci sono un sacco di soldi a disposizione per rimettere a posto le scuole, per far intervenire sui rifiuti, per fare le bonifiche, anche se in modo
diverso da regione a regione. Per fare il rinnovamento delle case, l'Italia ha più di 600 miliardi di euro non spesi per l'efficientamento delle città. Tu mi dirai, non sono tanti, però intanto spendili, ok? Quindi credo che ci sia veramente un obbligo da parte nostra di non permettere di dare tutte le colpe all'Unione Europea e di concentrarci su quello che oggi c'è e sulla capacità di spesa, senza mollare ovviamente la battaglia per i coronavoti. Ecco, questo è un tema molto importante, Monica. Hai toccato, cioè, il tema cardine che noi stiamo cercando come ecologisti anche di puntare, cioè il fatto che non facciamo riferimento, possiamo fare anche riferimento, oggi l'abbiamo fatto, sul fatto che ovviamente chi ha la maggior parte di quelli che si sono stati contagiati perché aveva problemi ai polmoni, qui ci potrebbero esserci problemi ambientali che hanno causato questi problemi ai polmoni. Non c'è un collegamento diretto, diciamo, a parte il discorso della Diciamo che biodiversità, non è dimostrato, anche se molti ne ne parlano. parlano. Ovviamente la cosa dimostrata è che la biodiversità bisogna salvaguardarla, perché se no il salto diciamo, di specie che ha È fatto più questo virus semplice. è questo è più semplice. Però al di là di questo, il problema grosso è quello che diciamo noi, questa trasmissione si chiama dalla zona rossa alla zona verde, è il passaggio dalla zona rossa alla zona verde, quello che tu toccavi. Cioè, allora, quali sono i paletti che i verdi europei stanno anche ponendo rispetto alla possibilità di utilizzare questi fondi? C'è qualcosa in questo senso? L'appello che è stato che c'è anche su Tilt e che è stato lanciato intanto da esperti e personalità italo-tedesche, ma poi dopo è stato recepito dagli European Greens e è stato messo su Tilt più o meno lo stesso, già dice qualcosa. Vogliamo parlare di questo? Ma dunque, prima di tutto dobbiamo considerare che esistono degli strumenti europei e poi ci sono tutte le questioni nazionali, nel senso che la possibilità per un'impresa di andare in banca a ricevere direttamente i soldi, ahi noi, dipende dal livello nazionale. Cioè questo è veramente una cosa importante. Quello che può fare il livello europeo è quello appunto di fare delle condizionalità, che noi abbiamo chiamato delle condizionalità green, per mollare questi denari. Ovviamente in questa fase acuta ci dobbiamo occuparci della fase acuta, appunto, quindi il tema della salute, della gestione dei bisogni immediati, dell'accesso immediato alla liquidità è un conto. Ma in prospettiva noi dobbiamo, per esempio, capire quali sono i settori che sono più prioritari. E io devo dire la verità, che anni fa, cioè nel momento dell'altra crisi, le Nazioni Unite avevano fatto un documento di cui forse tu ti ricorderai, Gianfranco, nel quale dicevano che i settori che producevano più lavoro ed erano più importanti da spingere da parte dei governi, perché erano più produttivi dal punto di vista del lavoro, più importanti dal punto di vista della capacità di rispondere alle domande della gente e più urgente dal punto di vista della gestione del pianeta, diciamo, erano tre: educazione, salute e cura della persona e green economy. Cioè, queste sono. Okay? Quindi non è che ce ne sono 250.000 altre. E quindi quando noi parliamo di green economy, io credo che sarebbe estremamente bello che in Italia, ma anche in altri paesi, visto che siamo stati tutti a casa in questo periodo, tutti noi abbiamo apprezzato o non apprezzato la bellezza o la non bellezza della nostra casa. Il fatto di lanciare un grande piano, chiamiamolo, io no, a me non piace chiamarlo Marshall, mi piace più chiamarlo Draghi Delors, perché piano Marshall è qualcuno che ti dà soldi da fuori, no? Questo non è così perché siamo tutti europei, di rimessa a nuovo delle case dal punto di vista energetico e sismico. Noi abbiamo una serie che significherebbe anche rimettere a posto e rendere più belle le nostre città. Quindi, già questo sarebbe un elemento importante. L'Unione Europea sta lanciando quello che si chiama una renovation wave, cioè una spinta enorme dal punto di vista anche economico per la rimessa a posto delle case. Ma accanto a questo ci sono naturalmente il recupero energetico delle scuole, il recupero non soltanto energetico ma anche edilizio. E io ricordo benissimo che parlando con il responsabile di edilizio della Brianza, gli aveva detto: se noi avessimo Non dovessimo fare un sacco di opere sull'esistente, noi saremmo già finiti. Quindi
E quindi dal punto di vista del rilancio dell'economia, del rilancio dell'edilizia, dare una spinta più verde al rilancio appunto del settore edilizio che è fondamentale nel nostro paese è veramente cruciale. Poi c'è tutto l'altro settore che è quello della salute, tra l'altro magari anche utilizzando il MES. Cioè, penso che ci sia la necessità di capire se non solo queste persone di cui tu hai parlato sono diventate più fragili a causa dell'inquinamento, ma questa è una ricerca da fare urgentemente e comunque noi sappiamo che ci sono 6 milioni di persone che vivono in situazioni estremamente inquinate nel nostro paese. Cavolo, ma questo qui è un enorme cantiere, e abbiamo parlato tante volte. Insomma, io penso che ci debba essere la capacità nostra, ma anche arrivando a delle alleanze con il settore economico, per rilanciare l'economia, ma non perché è green ideologicamente, ma perché è la cosa che è più necessaria. Ed è quella che ci aiuta meglio a rispondere rapidamente alla sfida del coronavirus. E questo è un punto importante, ne abbiamo parlato con Massimo Cacciari e con altri ospiti in precedenza, cioè il fatto che, lo ripeto perché è un fil rouge, un filo conduttore che in queste dirette ci accompagna, cioè il fatto che i Verdi, tutta l'Europa del Nord, diciamo, sono in Finlandia, in Austria, sono al governo, in Germania potrebbero andare al governo, eccetera, quello In Finlandia sono al governo. com'è? In In Finlandia Finlandia, sono al sì, ho governo. detto sono al governo, in Austria anche. Il problema è che i Verdi potrebbero diventare quel partito, quel movimento, quel partito che recepisce, unitario in tutte le nazioni, che recepisce gli stimoli anche dell'economia che serve. Nel senso, questa alleanza economica tra gli European Green, noi Verdi, e una parte dell'economia, diciamo, pulita, non speculativa, è E il mondo fondamentale. associativo. E il mondo associativo sono fondamentali. La tua esperienza, tra l'altro tu sei presidente del Consiglio Comunale, giusto? La tua esperienza Sì. anche, diciamo, istituzionale, cosa ci dice? Ma guarda, per rispondere alla tua domanda di prima, penso che ci sia una sensibilità ed una consapevolezza molto diversa rispetto alla necessità di questa alleanza nei vari paesi. E questo dipende da un fattore molto semplice: se hai potere, il mondo economico ti ascolta di più. Quando sei, diciamo così, più piccolo e meno in grado di gestire le cose, le cose ovviamente cambiano. Quindi credo che ci sia un problema importante di capacità di avere il potere e l'influenza necessaria per cambiare queste cose, insomma, per fare in modo che queste cose succedano. Scusami un secondo. Didier, tu puoi rispondere? Che c'è qualcuno che suona molto alla porta qua. Oh, abbiamo sentito. E eccoci, scusatemi, ma No, non era il preoccupare. suono del bello della diretta. E quindi il problema che noi abbiamo veramente fondamentalmente è la capacità di creare queste alleanze che sono molto più semplici con i settori fossili, diciamo, e sono molto più difficili con i settori verdi, anche perché questi sono molto più divisi. Noi stiamo parlando per esempio di grandissime industrie nel settore appunto più fossile, meno sostenibile, che hanno dei contatti molto più diretti con quelli più difficili da gestire in modo unitario. E quindi e io lo vedo tutti i giorni qui a Bruxelles, perché oltre a fare la consigliera comunale lavoro in una organizzazione che si occupa di efficienza energetica, che lavora con molte multinazionali, e noi vediamo chiaramente che quando noi siamo tutti insieme con queste grosse multinazionali, caspita se ci ascoltano, no? E quindi credo che anche in Italia ci sia la necessità di arrivare a questo, per dando alcuni messaggi che non devono essere troppo complicati, ma che devono dimostrare di avere un impatto politico importante, insomma. Ci sono anche delle domande, Roberta Privitera dall'Umbria, che saluto, ne ha fatto una serie perché lei è sfegatata contro il MES, dice il MES senza l'avallo del Parlamento, che vergogna, tu hai parlato del fatto che l'Olanda
aveva prima passato in Parlamento la proposta, qui da noi invece no. Se dovesse cadere è probabile questo governo, il prossimo è obbligato al MES, dice sempre Roberta, e poi avrà accesso alla mafia, ai fondi. Questo è un po' riprendendo quello che il giornale tedesco aveva detto sul fatto che potrebbe essere probabile, però è come probabile tutto, insomma, cioè potrebbe avere accesso alla mafia anche in altri paesi, perché la mafia non si può parlare della mafia solo nel sud Italia, perché la mafia ormai è estesa in tutta Europa, è ramificata in tutta Europa. Di queste cose che mi dici? Allora, guarda, io trovo che in Italia ci sia questo atteggiamento ideologico, cioè ideologico no, insomma, un pochino troppo simbolico, diciamo, rispetto al Fondo Salva Stati. Il Fondo Salva Stati, di cui noi siamo il terzo contributore, perché il Fondo Salva Stati è fatto da soldi degli stati, è uno strumento al quale uno Stato può attingere oppure no. E peraltro noi non abbiamo mai avuto bisogno, diciamo così, di attingere a questo fondo. La troica non c'è più, le regole sono state in parte modificate. È vero che c'è una condizionalità per quanto riguarda l'accesso a questo fondo, però per quanto riguarda i fondi per quanto, il coronavirus, eccetera, questa condizionalità è stata eliminata, quindi non c'è più. Se cadesse il governo dell'Italia, esattamente come questo governo, e questo deve essere veramente un punto importante, noi non siamo obbligati dal MES, nel senso che se noi non vogliamo usarlo, non lo usiamo, punto. Cioè, voglio dire, non è che non c'è nessuno che obbliga, è una cosa che è lì, che io posso decidere di chiedere di usarlo. E se io lo chiedo, chiedo di usarlo per quanto riguarda le questioni di salute, lo posso fare fino a un massimo del 2% del mio PIL, che sono una trentina di miliardi di euro. Quindi non stiamo parlando di fondi, aiuto, chissà quali. E quindi, insomma, noi dobbiamo anche un pochino razionalizzare anche questa discussione sul MES, che non è più come nel 2010, è una cosa diversa ed è un fondo che tra l'altro non è nemmeno poi così tanto grande. Il punto però è che il MES era ed è tuttora, quando non deve occuparsi, diciamo, di fondi per quanto riguarda la salute, che dipende sostanzialmente, per essere poi dato, da alcune condizioni di rigore di bilancio. Ora, io su questo la penso così. Credo che sia da pazzi avere una situazione di rigore di bilancio assoluto, soprattutto in questa situazione. Peraltro, uno dei motivi per cui noi siamo in questa situazione è perché non siamo riusciti a ridurre in modo razionale e in modo lineare il nostro bilancio nei decenni passati, e quindi siamo entrati in una specie di loop per cui più austerità, più debito, meno crescita, che tutti noi conosciamo e che tutti noi abbiamo criticato. Però anche il fatto che non ci sia più nessuna condizionalità, che uno può spendere e espandere tranquillamente facendo il debito al 200% del nostro PIL, a me non mi sembra una gran roba. Cioè, nel senso, quindi io inviterei veramente anche una certa prudenza di essere comunque dell'idea che noi dobbiamo metterci nell'ordine, appunto, dobbiamo comunque cercare di fare degli investimenti, di utilizzare il bilancio in modo tale da poter essere poi più produttivi, da poter avere una maggiore attività economica, e naturalmente dobbiamo anche essere in grado di rispondere a tutti quei problemi di carattere sociale che oggi sono scoppiati, ma che non possono essere attribuiti alla Merkel o agli olandesi. Ecco, io invito a una certa prudenza da questo punto di vista, perché credo che ci sia da usare questa disponibilità con grano salis sempre. E comunque questo governo o anche un altro non ha nessun obbligo di usare il MES, che è una facoltà, è una possibilità, ma non è un obbligo. E Ecco perché questo non capisco bene perché si parla di perdere di sovranità, poi non capisco. è perché fa gioco a certi partiti e noi ci caschiamo ovviamente in questo trappola. E io volevo chiederti questa cosa qua. Parliamo del punto che più ci
ci piace, diciamo, della decisione del gruppo di ieri, che è quella delle emissioni di obbligazioni, la proposta francese, ma anche dei Verdi europei, emissioni di obbligazioni per realizzare un fondo di aiuto che potrebbe raccogliere investimenti per combattere la crisi negli stati membri. Come funzionerà Allora, questa cosa? appunto non si sa, nel senso che se tu leggi l'articolo, Sì, perché sì, sì, sì. il capitolo 19, insomma il punto 19 delle È dichiarazioni, c'è lasciato. scritto si discuterà di questo fondo, che tra l'altro non è per la fase acutissima, è per la fase, diciamo così, di recupero e di crescita economica. Si parla anche di strumenti innovativi, no? di questo fondo. Credo che sarà interessante capire come si svolgerà la situazione. Io personalmente ritengo che noi ce la dobbiamo giocare benissimo da qua al 23, e al 23 come Italia, dobbiamo cercare di raccattare il massimo di alleanze possibili e immaginabili. Dobbiamo avere in testa che questo appunto 19 deve avere almeno due o tre elementi concreti che ci devono portare, se non proprio verso gli Eurobond domani mattina, però appunto verso un fondo garantito dagli Stati o dal bilancio, e che deve aprire la porta anche ad una discussione sul bilancio europeo che la Commissione europea ha iniziato, che è quello che dura 7 anni, che è l'1% del PIL, piccolissimo. E che è ancora lì che flotta, che è ancora lì che così, non è ancora deciso. Quindi noi dobbiamo avere una risposta anche in prospettiva da elaborare, un'apertura sul tema della mutualizzazione, non tanto della mutualizzazione del debito, ma dell'emissione di obbligazioni che possono impedire che comuni, che possono impedire che ci sia un livello di costo del debito che comunque tutti faranno, enorme fra uno Stato e l'altro, che ci porterebbe veramente in una situazione di enorme problema e anche dimostrerebbe la non unità dell'Unione Europea, la non coesione, diciamo così, della risposta economica dell'Unione. Ma dall'altra parte noi dobbiamo avere un segnale forte anche di capacità da parte del bilancio dell'Unione Europea di essere di più dell'1% che è, e di puntare decisamente verso il Green Deal e verso un recupero economico guidato, non guidato, ma comunque insomma spinto dall'Unione Europea, a un livello molto più alto rispetto ad adesso. Quindi se noi al Consiglio abbiamo una strada, non dico già spianata, ma comunque più aperta per gli Eurobond, che una disponibilità di usare, come pare la Germania voglia fare, il bilancio europeo in modo più importante rispetto alla situazione di oggi, credo che avremo già un risultato positivo. E se non c'è, allora sì, che l'Italia si deve impuntare, mettere i veti, far casino, però allora, politicamente sarebbe molto più comprensibile. Se l'avesse fatto adesso. Ho capito. Benissimo, allora ci sono altre domande. Luana ti saluta tanto, Luana Zanella dice è un rischio quello indicato da te della CEFA, l'abbandono del Green Deal, specialmente in settori in cui riconversione ecologica è assolutamente da non sottovalutare. Quindi questo è uno dei punti che noi dovremmo Sì, fare nostro, no? allora Giusto? Su quale dobbiamo fare forza. se dobbiamo dire la verità, io ero molto timorosa di questa possibilità che venisse ritardato tutto, no? Anche perché è stata ritardata la COP, la conferenza sul clima di Glasgow, perché capito, tutto viene ritardato a dopo. Invece pare che l'Unione Europea e la Commissione stia lavorando alacremente su questo, il nostro relatore su un rapporto importante sul Renovation Wave, cioè sulla ristrutturazione degli edifici, che è un verde irlandese partito, pare che ci sarà la risposta per quanto riguarda la valutazione di impatto della riduzione scusate, dell'aumento del target di riduzione delle emissioni dal 40 che adesso al 55% che sta andando come deve andare. Quindi almeno da parte delle istituzioni europee non pare ci sia una volontà di abbandono o di riduzione della forza dell'impegno. Dopodiché i pericoli lastricano qualsiasi cosa, nel senso che i produttori di automobili in Italia come anche in Europa stanno dicendo andando lì a piangere
dicendo che non bisogna mettere limiti al diesel perché li manda in rovina. Produttori di gas stanno nascondendo dietro quest'idea geniale dell'idrogeno per in realtà continuare a costruire, continuare a insistere sul fatto che anche loro faranno parte della transizione ecologica. Sulla questione dell'economia circolare, comunque ci sono ancora tante cose che non sono sbloccate, però diciamo che a livello europeo non vedo uno slowdown, un rallentamento dell'impegno su questo, almeno per adesso. Bene, allora ci sono altre domande. Tu hai un attimo di tempo, vero? Non hai Sì, frettissima? Perfetto. no, no. E allora Giuseppe Cerami aveva toccato il tema, dice quando ci sarà una legislazione che regoli il fisco, togliendo di mezzo i paradisi fiscali del Nord Europa? Come l'Olanda. Esatto. Ma è un bel problema perché, anche l'Irlanda, perché purtroppo questo è un altro tema che viene deciso all'unanimità. Tra l'altro, questa è una questione che è molto legata anche al tema del bilancio, perché come voi sapete, il bilancio europeo viene definito sulla base dei contributi nazionali, quindi io ti do di più, tu mi dai di meno, io sono contribuente netto, tu no, insomma, bordello, che è anche uno dei temi che i cosiddetti frugal four, cioè i quattro frugali, in cui purtroppo ci sono due di questi governi frugali che non vogliono l'aumento del bilancio comunitario, in cui ci sono i verdi al governo, uno l'Austria e l'altro la Finlandia, quindi è. Punto di vista, noi stiamo cercando di lavorare anche ai fianchi, no, di questi governi per rafforzare la cosa insomma, la forza dei partiti, l'altra l'Olanda e l'altra la Germania, anche se pare che la Germania abbia un po' cambiato idea. E l'idea sarebbe quella appunto di aumentare il bilancio comunitario attraverso delle tasse che sono la carbon tax, la tassa sulla plastica. O comunque delle imposte che hanno una dimensione ambientale molto, molto forte. Adesso l'Unione Europea si finanzia in parte anche con l'IVA, ma è una parte piuttosto piccolina e con una parte dei dazi doganali, ma no, anzi con i dazi doganali che però non sono gran cosa. Quindi la questione fiscale è molto importante, ma è bloccata per adesso dal fatto che ci vuole l'accordo unanime e questo accordo unanime non c'è. Però ci sono anche altri modi, un po' più indiretti, come per esempio fare una cooperazione rafforzata, cioè fare una tassazione solamente per alcuni paesi, ma come noi sappiamo, il fatto che in un paese c'è una tassa e in un altro no, rappresenta poi uno svantaggio, no? Tant'è vero che per esempio in Irlanda, come voi sapete, o anche in Olanda, la tassazione sociale delle società è molto bassa e quindi tutti vanno lì. Questa è una competizione che non ci dovrebbe essere in monetaria, dopodiché c'è anche negli Stati Uniti. Ma comunque, diciamo che uno degli elementi cruciali che dovesse essere scardinato e che ci riporta al problema chiave, al cancro di base della Commissione europea, che è il voto unanime per alcuni punti, temi molto importanti. La domanda che faccio io, tu dicevi che l'Eurogruppo è un gruppo, e quello lo dicono tutti i verdi europei, è un gruppo non democratico fatto solo dai ministri delle finanze dei vari stati. E quale potrebbe essere la soluzione alternativa? Qual è la proposta alternativa che noi facciamo? Beh, prima di tutto che l'Eurogruppo diventi un consiglio come tutti gli altri, e che quindi le materie su quale decide siano fatte maggioranza e che venga completato il potere del Parlamento europeo, in parte già così, ma non del tutto, in tutti questi settori. Cioè, perché il punto fondamentale è che noi avremmo già trovato da mo' d'accordo se non ci fosse il voto all'unanimità. Quindi questa è una questione assolutamente fondamentale. E l'Eurogruppo dovrebbe diventare un normale consiglio come il Consiglio Agricoltura, il Consiglio Competitività, piuttosto che il Consiglio Pincopallo. Questa è la cosa da fare. E dovrebbero esserci delle minute, dei rapporti, una trasparenza, perché questo organismo non è così. Ho capito, ci sono altre domande. Scusami, ma c'ho qua il mio, lo vedete, il mio Ciao! che sta reclamando. Abbiamo fatto la passeggiata, però lui, anche lui, vuole continuare a fare passeggiate, però non è che possiamo andare sempre fuori, anzi, stiamo nelle regole. Dicevo, Lello Sforza, fa una domanda.
molto importante. Un attimo, mi sono perso un attimo. Sì, ci sono. Ok. Sulla mobilità, che si dice? Cioè, sulla mobilità, dice il mobility management, l'equilibrio modale, la riduzione della mobilità veicolare privata a prescindere dai carburanti. No veicoli elettrici, please, dice tra parentesi. No veicoli elettrici, please, è una sua posizione, non è certo la nostra. Cioè, è vero che bisogna ridurre il parco, almeno la posizione nostra è bisogna ridurre il parco delle macchine in ogni caso, cioè non è che si sostituiscono tutte le macchine circolanti con le macchine elettriche, però nella fase di transizione arrivare alla macchina elettrica è molto meglio del motore endogeno. Sì, ma poi dopo sai, un conto se tu vivi in una città, un conto se tu vivi nella Pampa, sostanzialmente, che era stato uno degli elementi d'inizio anche della rivolta dei cosiddetti gilet gialli, no? Che era stata guidata da persone che vivevano, tra l'altro in Francia c'è una densità molto minore che da noi. Allora, io penso che la questione della mobilità sia una questione importantissima per la transizione perché è molto visibile. Cioè, il fatto che noi improvvisamente passiamo da un tutto macchina a un tutto pubblico, tutto bici, tutto come si dice, Servizio piedi, pubblico. è una cosa veramente completamente diversa anche per le nostre città. E quindi quando io parlo di mobilità parlo anche del modo in cui organizzi la città, no? Cioè, perché ti faccio un esempio mio, io abito a Bruxelles da più di 30 anni, ho cambiato casa un po' di tempo fa, ho sempre avuto la macchina perché il sistema di trasporti pubblici è un po' così, nella mia nuova casa, dopo 2 mesi che avevo la macchina parcheggiata fuori, cioè proprio l'ho eliminata e prima ero sempre ecologista, ma vivevo in un posto che per arrivare a lavorare ci mettevo una vita, che non ci andavo in macchina. Quindi macchina o bicicletta, insomma, adesso. Tra l'altro c'è stata una enorme evoluzione anche su questo, quindi sì, la mobilità è fondamentale, ma credo che non c'è una sola soluzione, quindi il tema dell'elettrico invece è importantissimo, ma penso che ci sia la necessità di arrivare a definire tutte queste politiche. A livello europeo le definisce abbastanza, ma lascia molta libertà, diciamo, agli stati membri, però ci sono moltissimi fondi strutturali, per esempio, che sono dedicati al tema della mobilità sostenibile. Benissimo, Monica. Allora, ci sono altre domande. Cerchiamo di arrivare alla chiusura perché insomma è stata abbastanza lunga questa cosa. Però ci sono domande interessanti. Fulvia, la nostra Fulvia Gravame, che anche a lei salutiamo, è una Ciao, delle nostre Fulvia. più assidue partecipanti non solo a queste dirette, ma anche ai webinar di formazione che abbiamo fatto, e abbiamo fatti ben Sì, quattro. bellissimi. Stanno andando molto bene. Dice come funzionerà il SURE? Mi sembra interessante avere un'ammortizzazione sociale a livello europeo, il SURE. Allora, questo Sure, anche qui stiamo parlando di prestiti, ok? E devono andare, se ho capito bene, perché anche io, insomma, bisogna un po' capire bene com'è la situazione, andranno a sostenere le casse integrazione. In sostanza, nel senso che sono degli organi, è un fondo, diciamo, di emergenza che serve per integrare, per aiutare tutti quei paesi membri che anche qui lo devono richiedere e che si trovano a dover tamponare delle situazioni terrificanti di milioni di persone che improvvisamente non lavorano più. Questo è sure. Tra l'altro bisogna dire che la Presidente della Commissione è stata Ministra delle Questioni Sociali, quindi lei a queste cose ci tiene abbastanza, quindi è stata lei che ha gestito un po' questa cosa. Chiaramente ci sono delle critiche che dicono ma questi sono dei prestiti che io devo tra l'altro restituire e che sono garantiti da fondi degli Stati e non dai fondi naturalmente, dai fondi europei, quindi questo è sicuramente un elemento di turbolenza. Sottolineare che c'è, prima non c'era. Allora, l'ultima domanda, innanzitutto c'è Fabiola Zolotti, dice fa piacere sentire queste parole, grazie Fabiola. Giuseppe Cerami ribadisce che Lussemburgo e Irlanda, oltre all'Olanda, gli stati. Francesco Sono Alemanni. dei, sì, sono dei, sono proprio dei paradisi fiscali Sì. per quelli che sono anche soprattutto per le aziende. E questo è un problema enorme che però non sarà di facile soluzione perché evidentemente all'Olanda fa comodo che ci siano
quelle imprese. Quindi penso che o si toglie l'unanimità o riuscire ad arrivare alla soluzione di questo problema sarà veramente complicato. L'ultima domanda è Francesco Alemanni che dice: ciao Monica, ti saluta. Ciao Francesco. Pensi che sia possibile far diventare la BCE prestatore di ultima istanza per garantire gli Eurobond? È il discorso che dicevamo poc'anzi, diciamo. Sì, certo, diciamo che questa sarebbe la cosa ideale, della cosa che fa la Fed, no? Cioè la banca. Il problema è che per questo tema specifico bisogna cambiare i trattati e cambiare le competenze della Banca Centrale Europea, che è un tema ultra delicato. Tra l'altro anche su questo c'è una grande, non su questo specifico, ma sul tema di se sì o no gli Eurobond si possono fare senza la modifica dei trattati, ci sono delle differenze di opinione. Per esempio, secondo Roberto Gualtieri, che era il Presidente della Commissione Economica qui a Bruxelles, non c'è bisogno di cambiare i trattati, perché io posso farlo appunto semplicemente mettendo delle obbligazioni che sono garantite dagli stati. Secondo altri, invece, per avere dei veri e propri Eurobond bisogna modificare i trattati. Quindi, insomma, il tema non è facilissimo. Quindi penso che noi probabilmente non avremo degli Eurobond, proprio Eurobond, però delle possibilità, diciamo, di avere sul mercato delle obbligazioni che hanno la garanzia dell'Unione Europea, penso che presto o tardi bisognerà arrivarci. Ovviamente meglio presto che tardi. Benissimo Monica, io ti ringrazio veramente tanto per questa lunga chiacchierata. Noi ormai facciamo compagnia ai nostri utenti della pagina con questi approfondimenti e questo è stato molto Sì, utile lo per so, ci ogni cercare, tanto ci partecipo anch'io. benissimo, per cercare di capire. Volevo avvertirvi che la settimana prossima, lo dico qua anche, l'abbiamo detto nel webinar di ieri che è anche su Facebook, stiamo lanciando queste scuole Langer, che sono queste scuole di formazione per giovani e meno giovani, ma la prima fase sarà per giovani, diciamo, sotto i 35 anni e faremo un webinar finalizzato e diretto alle ragazze e ai ragazzi sotto i 35 anni. Lancerò tra oggi e domani, se riusciamo, anzi entro stasera, la mail per poter in qualche maniera iscriversi, massimo 30 persone. Perché vogliamo vedere di fare un lavoro con un gruppo di giovani, esattamente poi quello che poi succede in tutti i partiti verdi che si stanno rinnovando in tutta Europa, e anche noi dovremmo farlo. Un nonno con il clima come me dovrebbe sparire dallo schermo e lasciare il posto, come è successo nel webinar su Instagram a Gemma La Quintana, che è stata bravissima e molto capace. E quindi piano piano questa transizione ci sarà, però abbiamo bisogno di formare delle persone, vedere, non solo formare, ma anche vedere quello che c'è, perché c'è già, non è che bisogna formare grandi cose. Quindi verrà lanciato questo webinar. Attenzione, non è che noi in questa maniera tagliamo fuori tutta la nostra generazione, la generazione intermedia. Assolutamente, faremo dei webinar anche per gli altri, però in questo momento ci interessa capire se ci sono forze nuove e giovani che lavorino con noi. Le altre le abbiamo già, perché siamo già tutti, diciamo, io sono uno dei più vecchi, io ho 60 anni, ma diciamo anche fasi intermedie, 40-45 anni, ne abbiamo tanti. Quindi grazie Monica, grazie. Ciao, a presto, ciao da Bruxelles. E ringrazio tutti, ciao a tutti, a presto.